Allora, diamo inizio a questo incontro culturale. È l'occasione per presentare il libro scritto dall'onorevole Minniti. Io desidero innanzitutto porgere a titolo personale e a nome della società operaia un deferente saluto a tutti i presenti. Devo doverosamente ringraziare il presidente Violante, che saluto, perché grazie a lui si è creato il contatto con l'onorevole Minniti, ed è grazie al presidente Violante che oggi la società operaia ha il privilegio di ospitare l'onorevole Minniti, che saluto, in questo salone ricco di storia. La società è stata fondata nel 1872 e questo salone ha ospitato presidenti di Corte Costituzionale, presidente Chiarelli, è un nostro presidente onorario, in occasione dei 140 anni della fondazione della società ospitammo l'allora presidente della Corte Costituzionale, professor Alfonso Quaranta. Ricordo che fu il primo incontro istituzionale del sindaco Ancona, appena nominato sindaco della città. E poi ancora più entusiasmante è stata la proclamazione a presidente onorario dell'onorevole Violante. Quindi io vi ringrazio della vostra presenza. Saluto ovviamente il sindaco della città, dottor Franco Ancona, i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate, il comandante Pellegrino, e colgo l'occasione, per sia pure con qualche giorno di ritardo, per fare gli auguri per il 96° anniversario della istituzione dell'aeronautica militare. Se ho letto bene, se ricordo bene, mi pare che l'onorevole Minniti è figlio di un generale dell'aeronautica militare. Credo di aver ricordato bene. Saluto il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Tamiazzo, il dirigente della commissariato di PS, dottor Salmeri, ai quali va la gratitudine nostra per tutto quello che fate per la tutela del territorio. E sapendo benissimo che c'è anche carenza di personale, ecco questo, chi oggi ha la responsabilità di guidare il Ministero dell'Interno dovrebbe dare più attenzione a questi territori vasti, quale è appunto quello di Martina Franca. Saluto gli assessori e i consiglieri comunali di Martina. Vedo anche in sala il presidente dei Lions, l'avvocato Giuseppe Serio, che saluto. L'onorevole Minniti, sarò molto breve perché il libro l'ho preso, l'ho letto ovviamente, ma non sta a me illustrare il contenuto di questo bellissimo libro. Mi permetto soltanto di ricordare alcuni episodi che mi hanno colpito profondamente e che rappresentano, come dire, un modus operandi nell'interesse del Paese, perché, ecco, se posso usare un termine che non l'ho coniato io, lo ha coniato il responsabile dell'intelligence indiana, l'onorevole Minniti è un risolutore di guai, così è scritto nel libro. E credo che oggi il nostro Paese, l'Italia, abbia davvero bisogno di risolutori di guai per i tanti problemi che ci sono. E allora alcuni episodi che ricordo sinteticamente, ma che sono significativi. Il primo impegno da ministro dell'Interno dell'onorevole Minniti in Tunisia per regolamentare il flusso dei migranti e quindi incontrarsi con le autorità del luogo. L'accordo di pace che è stato raggiunto con i capi tribù in Libia, e mi ha colpito l'incontro che si è tenuto con i vari capi tribù, i sultani, e l'onorevole Minniti stava leggendo l'accordo che era stato faticosamente raggiunto con tutti i capi tribù, e a un certo punto pare che un componente di queste tribù disse: guardi, noi gli accordi li firmiamo col sangue. E a che giustamente l'onorevole Minniti disse:
sono perfettamente d'accordo con lei perché io sono calabrese e quindi condivido benissimo, capisco benissimo il significato di questi accordi cossanti. Altro episodio significativo, l'emozione che avrà provato l'onorevole insieme al cardinale Bassetti quando è arrivato, quando si è creato il primo corridoio umanitario ed è arrivato il primo aereo dalla Libia con 161 migranti. L'aereo doveva arrivare a Pratica di Mare, se ricordo bene. C'erano stati dei problemi di visto, ricordo che addirittura le autorità libiche avevano mandato una funzionaria con un burqa integrale che doveva mettere 161 visti, quindi l'allora ministro insieme al cardinale Bassetti, che credo che sia il presidente della CIE, aspettava una Pratica di Mare l'arrivo dell'aereo, poi finalmente l'aereo è partito ed è arrivato, quindi una grande soddisfazione, un grande risultato. Se quel governo, che io ritengo è stato il governo più serio degli ultimi anni d'Italia, fosse andato avanti, credo che oggi non avremmo quei campi dove si consumano torture, violenze ed altro. Purtroppo credo che quei corridoi umanitari siano cessati e allora abbiamo oggi il problema di affrontare anche quell'aspetto. Altra emozione, concludo, il Giubileo 2015. Il Santo Padre aveva deciso di aprire la Porta Santa in un paese del Centro Africa. La Francia e l'Italia, i servizi segreti della Francia e dell'Italia erano stati interpellati per garantire la sicurezza al Santo Padre. Mi pare che la Francia si sfilò, invece l'Italia è stata al fianco, grazie all'allora ministro del Papa, e la soddisfazione, leggerete nel libro, quello di aver ricevuto la sera una fotografia del Santo Padre circondato dai suoi angeli custodi, vestiti che indossavano la maglia della Gendarmeria Vaticana, e tra quelle foto, tra quei volti, lei aveva riconosciuto volti che non facevano parte della Gendarmeria, a conferma di come funziona il sistema Italia, i servizi italiani. Due brevissime riflessioni. Nei prossimi giorni uscirà un libro, Le esortazioni apostoliche post-sinodo, che si chiama Christus Vivit, scritte dal Santo Padre. Il terzo capitolo, l'ho letto sul giornale, il terzo capitolo è dedicato al fenomeno migratorio. Il Santo Padre in questa esortazione dice che sulle disgrazie altrui non si deve strumentalizzare e non devono prevalere gli interessi politici e di parte. Lo leggeremo perché uscirà il 9, ma è stato detto nei vari telegiornali ed è stato scritto anche nei giornali. E allora due riflessioni e poi davvero, anche perché potrebbero essere motivazioni di discussione, argomenti di discussione. Allora, di fronte a questa considerazione del Santo Padre, a queste riflessioni profonde del Santo Padre, io il 19 marzo, il giorno della festa del Papa, lo ricordo benissimo, mentre vedevo il telegiornale delle 6:30 la mattina, vidi un servizio della nave mediterranea Mar Ionio e intervistavano il capo missione, che era capo missione di quella nave che in passato faceva parte dei No Global, in passato credo ancora oggi frequenti un'osteria che si chiama Lo Sbirro Morto. E allora forse viene il dubbio, caro onorevole, caro presidente, se su queste disgrazie altrui, sulla disperazione di questa gente che viene dall'Africa, forse non ci sia qualcuno che davvero ci specula sopra o strumentalizza queste vicende.
Lei ha sostenitori in tutta Italia. Glielo dico perché un caro amico, collega di Napoli, ci teneva a essere presente, però stamattina aveva un impegno di udienza a Trieste. Mi ha telefonato. Mi ha detto: Cicci, mi dispiace, chiama così a Napoli, Cicci, mi dispiace non poter essere presente e non salutare l'onorevole Minniti, tra l'altro dirigente, rappresentante istituzionale del PD, però guarda, ti devo dire una cosa, qui a Napoli sulla migrazione c'è chi si sta arricchendo, c'è una cooperativa che lui ha avuto modo di conoscere per motivi di lavoro, di questa cooperativa il presidente, il legale rappresentante della cooperativa percepisce 200.000 euro all'anno. Questa cooperativa ha assunto la moglie del presidente che prende 4.000 euro al mese di stipendio e in più ha assunto la madre che prende 3.000 euro al mese di stipendio. Io non so se un funzionario, un dipendente pubblico, un dipendente comunale riesca a prendere 4.000 euro al mese, per quante ore non lo sappiamo, se effettivamente lavora nella cooperativa, perché non credo che una madre di 70 anni possa lavorare in una cooperativa nelle 8 ore. Quindi qualche criticità nella gestione dei migranti forse credo la dobbiamo riconoscere e credo che bisognerà intervenire per eliminarle. Concludo. Io le devo fare una confessione. Io ho scoperto che siamo coetanei, siamo nati lo stesso anno, lo stesso mese, lei il 6 giugno e il 1 giugno. Non diciamo l'anno, diciamo che abbiamo l'età di Miguel Bosé, che dedicò una canzone a noi ragazzi del 56. Io l'ho sempre ammirata, l'ho sempre seguita, e le confesso una cosa. Io ho tifato, mi permetta una parentesi politica, anche se questo è un convegno culturale. Io ho tifato perché lei diventasse segretario del PD. E le confesso che se si fosse verificato questo, io avrei chiesto al presidente Violante di venire da lì e chiederle la testa del PD, perché sarebbe stato per me entusiasmante lavorare per lì anche nel mio piccolo. Questo ci tenevo a dirglielo. Io concludo con una considerazione ricordando appunto che l'Italia ha bisogno dei risolutori di guai. Io ricordo quando è stato dato l'incarico all'attuale Presidente del Consiglio. Lui si affacciò nel salone del Quirinale dicendo: «Sarò l'avvocato di tutti gli italiani». Ma guardi, mi fa venire in mente questa frase, un episodio di tanti anni fa, avvenuto nella Corte d'Assise di Lecce. Si discuteva di un processo penale per omicidio. Il presidente, che era brindisino, presidente della corte, era brindisino, diede la parola all'avvocato. L'avvocato esordì, disse: «Signor presidente, non è l'avvocato che vi parla?» L'imputato aveva ammazzato la moglie con 20-30 coltellate. «Non è l'avvocato che vi parla, ma vi parla l'amico dell'imputato». E il presidente disse: «Avvocato, bella amica che tiene». E allora, caro onorevole, Caro Presidente Violante, se l'avvocato di tutti gli italiani deve comportarsi così, perché l'Italia ha bisogno davvero dei risolutori guai, e allora davvero noi siamo messi male, noi gli italiani e l'intero Paese. Grazie. La parola al Sindaco. Cercherò di essere meno pessimista, no? Perché la conclusione non lascerebbe speranza, invece no, noi la speranza la dobbiamo sempre coltivare e la dobbiamo sempre, come dire, far crescere con le azioni quotidiane. Io devo ringraziare
l'avvocato Terrulli e la società operaia, tutto il consiglio direttivo della società operaia che si è reinsediato. L'avvocato Terrulli è uno di, che sta, è il terzo mandato che fa, il quarto mandato, in un sodalizio, ministro, che, dove si è sempre litigato, come succedeva sempre a Martina, per cui un'elezione non confermava di solito quella successiva, perché esprimeva, diciamo, il carattere dei martinesi, diciamo, di opposizione radicale a tutto ciò che veniva costruito per ricominciare da capo. Quindi, essendo, diciamo, una persona che resiste qui da quattro mandati, si può capire la stabilità, la saggezza della conduzione di questo sodalizio, che è una società di mutuo soccorso, che insomma viene un po' prima anche dei sindacati, e dimostra l'altro aspetto della nostra città, la capacità di creare delle strutture mutualistiche, associative, mutualistiche, dove c'è la possibilità anche di, come dire, di dare una mano a chi sta indietro. Quindi io lo ringrazio per averti richiamato qui a Martina dopo il bellissimo incontro che insieme al presidente Violante abbiamo avuto in San Martino, dove sono stati affrontati ancora una volta i temi dell'immigrazione, che in questo momento credono siano sempre di più connessi ai temi della sicurezza e connessi ai temi delle paure, no? Che sono rovesciate quotidianamente, no? Attraverso i vari mezzi di comunicazione, ma soprattutto attraverso un'azione, diciamo, dei ministri che genera paura, genera, come dire, incertezza nelle popolazioni, per coltivare attraverso queste paure anche il consenso. E io credo che sia la cosa che dobbiamo spiegare sempre di più, spiegarlo in un momento in cui veniva citata la sua azione in Libia, no? In un momento in cui da Bengasi sono partiti su Tripoli, proprio oggi, è che in Italia vengono rialimentate le paure di sbarchi, diciamo, spropositati sul nostro territorio, generati da una guerra che si sta svolgendo in Libia. Perché dico? Perché dico che noi non abbiamo avuto politica estera in questo anno di governo, abbiamo distrutto le relazioni che avevamo faticosamente costruite, anzi ci siamo messi contro tutte le nazioni, diciamo, più amiche, no? Con le quali abbiamo costruito l'Europa, l'ONU e tanti altri organismi internazionali che hanno dato stabilità. Per cui il suo incipit al libro, che richiama a come è facile perdere la memoria se dalla prima alla seconda guerra mondiale si sono continuati a distruggere nel secolo scorso, ci richiama alla consapevolezza che dobbiamo assolutamente essere sempre presenti con tutta la nostra ragione in un momento difficile come questo, per evitare che ci sia una deriva che possa portare i nostri cittadini e il nostro popolo verso davvero lutti, come è sempre possibile quando le nazioni destruiscono quello che è stato costruito per tanti anni. E quindi davvero sono contento che si riaffronta in una maniera così autorevole questo tema qui. Anche io ringrazio la presenza delle forze dell'ordine, anche la presenza della dirigente Leporati e delle altre, diciamo, presenze che possano qui testimoniare l'attenzione di una comunità a temi così importanti. Io ringrazio il Presidente per essere sempre vicino a noi, alla nostra comunità, in questo nostro viaggio faticoso in questo periodo. Però io credo che noi non dobbiamo perdere, no? Non dobbiamo smarrire il percorso, non ci dobbiamo far intimidire, non dobbiamo tenere presente che nel momento in cui diminuiscono i reati aumenta la preoccupazione per i reati. È una cosa assurda, no? Oggi davvero, io riprendo anche una piccola cosa che diceva un passaggio del Presidente, quando diceva
Oggi forse dobbiamo impegnarci di più affinché ci siano diffuse su un territorio interprovinciale vasto come il nostro maggiore unità di forze dell'ordine, ma non perché vogliamo, come dire, più unità delle forze dell'ordine fanno sì che un sindaco diventa più popolare perché lo rivendica. No, no, no. Perché? Perché la sicurezza di un territorio è fatta dalla sua capacità di respingere le infiltrazioni. E devo dire che se leggiamo gli ultimi due mesi di cronache, i nostri carabinieri, che ringrazio davvero il capitano, e la nostra polizia hanno respinto con molta efficacia degli attacchi che sul nostro territorio sono stati presenti e sono presenti. Però io sono sempre fiducioso, perché non siamo in grado di respingere? Non solo perché le forze dell'ordine sono efficienti, ma perché la nostra comunità è vicina alle forze dell'ordine per respingere quegli attacchi, ed è questo il senso di questa iniziativa. È inutile dire che il piacere di vederti è così tanto, perché risale a tanto tempo fa. Tutte le persone che diventano famose non ricordano le persone che non sono famose quanto esse. Quindi noi ci siamo incontrati tantissimo tempo fa, ma lui non lo ricorda, ma io e Tonino Sciarpi che siamo qui lo ricordiamo molto bene. Il calabrese che veniva a Martina Franca a spiegare la politica a suo tempo lo ricordiamo molto bene. Quindi rivederlo, sapendo l'integrità, la capacità, l'intelligenza del ministro Marco Minniti, è sempre un piacere. Io credo che sarà un piacere anche vostro ascoltarlo. Grazie anche Presidente Violante per essere qui. Bene, buonasera, siete qui per ascoltare Marco Minniti, non me, quindi sarò molto breve. Voglio solo dire che questo libro rispecchia pienamente quello che è il carattere di Marco, perché è un libro sobrio, cioè non ci sono, come dire, passaggi inutili, è tutto utile, tutto necessario. Un libro competente, perché Marco è un uomo competente, ed un libro che dice le cose come stanno, cioè si basa sulla realtà, e sono qualità che io conosco Marco dagli anni 80 forse, non so se aveva i capelli allora, ma aveva smesso da poco i pantaloni corti, senz'altro. E quindi ci conosciamo da tantissimo tempo, gli ho sempre apprezzato le qualità umane e le capacità di direzione politica, e devo dire anche il modo di affrontare i problemi. Qui lui racconta nel libro, in un passaggio, il ruolo che lui ha avuto nella legge sulla riforma dei servizi di sicurezza, mi pare fosse il 2007 se non ricordo male. Io ero Presidente della Commissione Affari Costituzionali, relatore sul progetto, e gli telefonavo chiedendogli: Marco, per piacere, vieni tu per il governo, perché se vieni tu riusciamo a portare avanti una legge complessa e difficile, con tensioni interne naturalmente, così. E Marco, ogni volta che ha potuto, credo che è venuto sempre, e questo ci ha consentito di andare avanti, perché vedete, quando c'è il rappresentante del governo che non è lì per sostenere puramente e semplicemente una posizione, ma per capire come si può costruire un consenso, voi capite che le cose sono molto più facili, perché dirige una commissione parlamentare. Quindi questa cosa l'ho fatta, la feci, e poi il risultato si è visto, la legge fu approvata ed è una legge che è molto importante e positiva anche grazie a questa sua capacità. Ecco, quali sono due dati del libro importante? Vedete, ora prima si accennava alla paura. Con la paura non si fa nessun passo avanti. Sulla paura può investire, certamente. Un consenso che però, guardate, dura poco. Perché tu sei costretto, quando, come dire, lavori sulla paura, ad aumentare sempre di più l'allarme. Quindi ad aumentare sempre di più le tensioni. E poi arriva il momento in cui la gente si dice: vabbè, allora che stai facendo? Anche perché se tu continuamente lavori sulla paura, in qualche modo togli credito e reputazione alle forze di polizia che si occupano della sicurezza, e non metti luce a quello che si fa. Il fatto, come ci diceva prima il sindaco, che noi siamo uno dei paesi più sicuri del mondo, dal punto di vista di tutto, gli attacchi alla proprietà, gli attacchi ai beni, gli attacchi alle persone e così via. Questo dato, è strano che poi il governo queste cose non le porti, no?
perché io sarei contento se fosse il governo, se non dice guardate che noi siamo i paesi più sicuri per queste ragioni, perché le forze di polizia fanno questo, i carabinieri fanno questo, e perché noi diamo l'indirizzo politico giusto, come un politico avveduto farebbe questo. Però lavorare invece sulla paura è sbagliato, perché a un certo punto il sistema si rompe, perché quando c'è paura c'è sfiducia, invece un paese va avanti, deve andare avanti sulla fiducia, sul fatto abbiamo fatto, certo non è stato fatto tutto, abbiamo fatto questo, sulla base di quello che abbiamo fatto cerchiamo di fare il passo ulteriore. Ecco, nel libro di Marco queste cose ci sono tutte, questo modo di affrontare i problemi. Il secondo aspetto è questo, vedete, c'è un problema che ormai si sta ponendo in tutto quanto il mondo occidentale, è il rapporto che passa tra la percezione e la realtà. In modo un po', come dire, da slogan, è la percezione che crea la realtà o la realtà che crea la percezione? Cioè il modo in cui vedo i problemi che crea la realtà o è la realtà che condiziona il modo di vedere? Vedete, nel sistema dei mezzi di comunicazione la percezione è potentissima. Perché nonostante tutti i dati che noi possiamo esporre sulla sicurezza, la percezione è di insicurezza perché, come tu dicevi, perché ci sono soggetti, mezzi di comunicazione che pompano continuamente questo messaggio, no? E allora noi dobbiamo, il libro è utile per questo, perché non trascura la percezione, parte dalla realtà. Sulla base della realtà poi si costruisce l'idea della realtà. Tu non puoi partire da un'idea precostituita e falsa al solo fine di avere consenso. Ecco allora, questi sono dati che io credo che siano particolarmente importanti. C'è un passaggio che mi era sfuggito, che è molto colpito in questo libro. Quando Minniti cita un fatto importante per un dirigente politico, che è questo. Nel momento in cui fu emesso il decreto sull'immigrazione, contemporaneamente fu emesso il decreto sui poteri sindaci. Perché siccome poi i sindaci sono quelli che sono sul territorio, era importante che nel momento in cui varava una politica dell'immigrazione avessi anche un occhio di riguardo e di attenzione su che poi il territorio tutto sommato è più vicino, che al territorio è più vicino. Ecco, questo modo di fare è un modo di essere dirigenti politici, autorità di governo, persone con competenza e conoscenza dei problemi. Ecco, in un momento in cui sembra che la competenza e la conoscenza siano un po', come dire, non particolarmente in vista in questo momento, il fatto di avere con noi un uomo che non è stato solo ministro degli interni, Minniti per molto tempo ha diretto e è stato responsabile dei servizi di sicurezza, è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cioè un posto importantissimo per, come dire, il posto macchina del governo, ecco, quello. E ha diretto il partito di comune appartenenza, insomma, anche Terrulli ha detto una cosa sulla segreteria, diciamo, del partito. Quando Marco smise, no, dicesti basta, io telefonai e dissi ma scusa perché finalmente avrei votato volentieri, e lui dice ho ritenuto, ho valutato le cose in un certo modo, quindi questo sono d'accordo con l'avvocato Terrulli. Comunque ecco, credo che non siano molti i dirigenti politici nostri attuali che hanno avuto un'esperienza di governo importante, una competenza specifica nel settore, che hanno gestito con grande senso della misura la partita così complicata, quella dell'immigrazione. E lui ricorda quello che disse il Papa. Il Papa non è mai detto, accogliete tutti, si accolga finché si può, ricordate? Si accolga che si può, sapendo benissimo, poi altrimenti esplodono le guerre tra poveri e poi esplode un sentimento di, come dire, di rivalsa o di risposta negativa. Ecco, tutto questo trovate in questo libro, che io trovo un manuale di come si è uomini politici responsabili. Ecco. Credo che questo sia molto importante nel tempo che abbiamo davanti. E infine, non è soltanto una riflessione sull'immigrazione, è una riflessione e esposizione di un'esperienza politica ai vertici dello Stato. Detta, come dire, senza nessun segno, come dire, forzato, detto pianamente, ma come dire, con ferma competenza e ferma capacità di trasmettere messaggi di valore. Messaggio di valore è questo: quando si ha competenza, senso della misura e prudenza politica, i risultati si raggiungono. Anche quelli più difficili, anche quelli più impensabili.
L'idea di andare a parlare con i sindaci libici piuttosto che con i capi di, con i governi che lì sono passati traballanti, perché erano quelli che stavano sul territorio, è una invenzione, tra virgolette, di strategia politica che può fare soltanto chi conosce a fondo i meccanismi dell'azione politica. Questo è un altro dei segni che io ho molto apprezzato in questo libro e credo che sia un altro dei segni di come competenze e responsabilità politica devono andare insieme. Non si possono esercitare responsabilità politiche se non si hanno competenze. Guardi, competenze non è necessariamente conoscenza specialistica, non è questo il problema. Competenza vuol dire capacità di conoscere, studiare i problemi, conoscere, praticare le soluzioni, conoscere, come dire, conoscere le persone che devono lavorare, farsi consigliare da persone competenti, ad assumere la responsabilità delle scelte, assumersi la responsabilità delle scelte e scegliere, come dire, con determinazione. Queste sono le caratteristiche di Marco che vengono avute in questo libro e gli sono grato perché averlo messo per iscritto, perché questo può essere anche un manuale per altri ministri di interno che non so se leggono, quindi non ho idea, non so questo. Però insomma, se dovessero leggere, questo sarebbe un ottimo percorso, come dire, da seguire per esercitare bene quelle responsabilità. No, innanzitutto grazie alla società operaia, grazie al suo presidente avvocato, io le sono particolarmente grato per questo invito, per la possibilità di poter direttamente visitare questa sede così prestigiosa, così bella. È il segno di un pezzo di storia di questa comunità di cui giustamente Martina va profondamente orgogliosa. Grazie signor Sindaco per, con la sua presenza, aver voluto ulteriormente impreziosire questa presentazione del libro. Io sono in qualche modo emotivamente colpito nel mio rapporto con Martina Franca, nel senso che nel breve periodo in cui ho fatto il Ministro dell'Interno, perché poi insomma io ho fatto il Ministro dell'Interno per 16 mesi in tutto, qualche volta mi sono parsi molto di più, però l'ho fatto per 16 mesi e una delle iniziative più importanti che ho fatto nel periodo in cui ero Ministro dell'Interno è stata quella che abbiamo fatto qui nella Cattedrale di San Martino. C'era il presidente Violante, c'era il presidente della società Barberai, c'era il sindaco. E un'esperienza straordinaria. Adesso, prima di venire su, ho avuto modo di incontrare anche il parroco della chiesa. E sono quelle cose che rimangono. È rimasta la straordinaria partecipazione popolare. È rimasta l'idea di fare un incontro su questi temi dell'immigrazione, temi di quello che significa questa parola nel rapporto con il mondo, di farla in un luogo sacro. Solitamente non è concesso fare questo. Ed è per questo che io ho considerato quello uno straordinario privilegio. Vedete, io ancora conservo a casa, se si può dire, ma insomma messa anche con bella vista nella mia libreria, la foto che facemmo proprio sull'altare con i bambini, con i ragazzi della scuola. Mi è parsa una cosa che mi ha profondamente colpito e che porterò per sempre nel mio cuore. Io ringrazio moltissimo il presidente Violante non solo per essere qui presente, ma per le parole che lui ha detto. Vedete, io ho conosciuto il presidente Violante in anni molto lontani. Posso dirvi una cosa semplicissima: io l'ho conosciuto quando ero ancora a Reggio Calabria, insomma, perché Reggio Calabria è la mia città, è una città molto impegnativa, qualcuno potrebbe dire una città difficile. Quando io ero adolescente, andavo ancora ai primi anni del ginnasio, nella mia città c'è stata un'esplosione drammatica di tensione, di violenza urbana. Per la vicenda relativa al capoluogo della regione Calabria, a un certo punto esplosero i cosiddetti moti di Reggio, e i moti di Reggio vi posso garantire che erano moti in quanto tale, cioè non è che erano moti, era un'esagerazione verbale,
la città fu drammaticamente divisa, fu drammaticamente al centro di esplosioni di violenza, morirono diverse persone. E nei conflitti che si ebbero con le forze di polizia ci fu un'attenzione senza precedenti. Soltanto per farvi capire che cosa si viveva nella mia città, io per andare a scuola dovevo passare 5 posti di blocco. Ma i 5 posti di blocco non erano fatti dalle forze di polizia, erano fatti dai manifestanti che avevano diviso la città in 5 repubbliche autonome. Per cui, essendo 5 repubbliche autonome, ad ogni passaggio tu dovevi dimostrare il documento, perché appunto il documento non valeva in tutte le 5 repubbliche autonome. Cerco soltanto di spiegare, con un ricordo della mia giovinezza, di quanto sia delicato maneggiare il tema dei confini. Perché quando uno parte con l'idea che il confine è sacro ed è contrapposto ad un altro, sa dove incomincia ma non so dove si va a finire. Perché naturalmente c'è uno che pensa che il confine sia quello, tra virgolette, magari tra continenti, quello che pensa che sia il confine tra stati e nazioni, quello che pensa che sia il confine tra regioni, quello che pensa che il confine sia tra città, e poi c'è il più puro di tutti che pensa che i confini possano attraversare una stessa città. Non è durato 3 giorni tutto questo, è durato 2 anni. A un certo punto, per liberare la città di Reggio Calabria, le barricate sono intervenuti con i carri armati, cioè non uso il termine carri armati per esagerare, con i carri armati. E per fare saltare le barricate che c'erano, sono dovuti intervenire i carri armati. In questa mia storia io ho avuto sempre come, consentitemi di dirlo, riferimento culturale? Sì. Riferimento ideale? Sì. Riferimento morale? Sì. Il presidente Di Orlando. Vedete, sono quelle cose che ti consentono di andare avanti. Sono quelle cose che ti consentono di tenere un filo con altre persone. Sono quelle cose che ti consentono di avere una visione della vita che sia un pochino più ricca. Se posso permettermi, in alcuni momenti anche magari meno nota, perché ci sono momenti della vita che non necessariamente devono essere condivisi con tutti, ma appunto perché meno noti sono forse i più importanti, sono quelli che durano di più. Guardiamoci dall'idea che bisogna sempre e comunque rendere evidente quello che sono i nostri sentimenti. Ci sono un pezzo dei sentimenti che è giusto che siano resi pubblici, poi ci sono un altro pezzo dei sentimenti che sono nel profondo del cuore dell'anima di ciascun individuo e come tali devono rimanere. Vedete, il presidente Violante è venuto a Reggio Calabria in quegli anni difficili, ed eravamo appena usciti fuori. Ed eravamo dentro un'altra vicenda altrettanto drammatica, che purtroppo a Reggio Calabria una sequenza dopo l'altra. Finito con il boia che molla, scoppiò alla fine degli anni 70 una drammatica guerra di mafia. Nel giro di 36 mesi a Reggio Calabria ci furono 540 omicidi. Lo dico per fare capire a coloro che magari di fronte a una azione sia pur drammatica di sangue lanciano un segnale drammatico di allarme. A Reggio Calabria, nella città di Reggio Calabria, ci furono 540 omicidi. In pieno centro sono stati utilizzati dei lanciamissili per fare saltare in aria delle macchine a bordo di quelle quali c'erano dei capi mafia. Cioè, solo per farvi capire, non c'era nessun ragazzo a Reggio Calabria che non avesse visto, sia pure in maniera del tutto casuale, un morto ammazzato, perché trovare morti ammazzati per strada era una cosa del tutto banale. Presidente Violante, forte della sua esperienza di straordinario magistrato, c'era a fianco. Ad ogni momento io potevo parlare con il presidente Violante ed è per me era un elemento di incoraggiamento, di forza. Sapendo di poter contare sulla sua assoluta dirittura morale. Assoluta dirittura morale. Vedete, il libro è il racconto di un pezzo di vita. Naturalmente a un certo punto uno arriva
ad una fase della sua vita, siamo entrambi del 56, entrambi di giugno. Ricordo che io all'epoca, quando mi dilettavo a cercare di imparare a giocare a tennis, ero particolarmente contento del fatto che nel mio stesso giorno fosse nato Bjorn Borg. E con il passare del tempo, diciamo, l'orgoglio è diminuito drasticamente. E tuttavia, insomma, quel 56 è stato un 56 importante. Io per gioco, insomma, Luciano se lo ricorderà, ma a un certo punto nella storia del nostro partito, nella storia della sinistra italiana, c'era un grandissimo personaggio che si chiamava Pietro Ingrao. Ora, nel 56 successero una serie di questioni incredibili: l'occupazione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica, la crisi di Suez, il conflitto anglo-francese su Suez, cioè era una tensione drammatica. A un certo punto Ingrao, che era allora scriveva sull'Unità, scrisse un articolo sull'Unità dal titolo L'indimenticabile 56. Allora io, scherzando, dicevo ai miei colleghi: vedete, Ingrao ha scritto L'indimenticabile 56 perché sono nato io. E naturalmente non era vero. Il 56 è stato un anno particolarmente importante nella storia dell'umanità, ancora oggi segna e ha segnato uno spartiacque. E tuttavia, arrivati a un certo punto, uno pensa che sia la cosa migliore raccontare quello che si è fatto, e perché penso che sia compito di uno che è un uomo politico, che ha un'esperienza pubblica, e raccontare quello che si è fatto per essere giudicato. E perché io penso che nessuno di noi che ha avuto un'esperienza pubblica possa pensare di sottrarsi ad un giudizio, che è la cosa più importante che può esistere. Deve farlo nella maniera più argomentata possibile, se riesce a mettere in campo argomenti. Ed è una storia che, se qualcuno mi avesse spiegato mentre io ero a Reggio Calabria e passavo le barricate delle cinque repubbliche che sarebbe finita così, io gli avrei riso in faccia. Cioè, guardate, Luciano forse se lo ricorderà, ma nessuno di noi poteva nemmeno pensare lontanamente che ci potesse essere un percorso di questo tipo. Nessuno di noi pensava di poter arrivare ad un certo punto al cuore dello Stato. Vedete, io ho fatto per la prima volta il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio esattamente quasi 21 anni fa. 21 anni fa. Solo il pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Io non ci penso perché mi viene la pelle d'oca, mi vengono le vertigini, cioè pensare che io 21 anni fa ero sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, pensare. E che a un certo punto, esattamente 20 anni fa, io ho ricevuto la delega ai servizi segreti, ricordo, diciamo, in un certo trambusto. E quando il Presidente del Consiglio, che allora era l'onorevole D'Alema, decise di assegnare la delega ai servizi segreti ad uno che veniva dalla tradizione del Partito Comunista Italiano. Non era mai avvenuto. Era una cosa impensabile. Ad un certo punto, vedete, io nel mio proseguo dell'impegno incontro il ministro cinese per i servizi segreti. Ministro per i servizi segreti cinese, che è contemporaneamente, in Cina si usa fare così, il ministro dell'interno e il ministro della giustizia. Serve per fare capire, diciamo, qual è il compito e qual è il ruolo. Ad un certo punto io gli dissi: ma guardi, ministro, è possibile nel suo paese che il ministro dei servizi segreti sia un non iscritto al Partito Comunista Cinese? Lui mi guardò e mi disse: assolutamente no, non è assolutamente possibile. E vede, io gli ho detto: lei ha a che fare, sta incontrando una persona che ha avuto il problema esattamente opposto, e cioè che prima che diventasse lui la responsabilità politica dei servizi segreti non c'era mai stato uno che aveva a che fare con il Partito Comunista al vertice dei servizi segreti. Era esattamente rovesciato il principio. Lì era un principio, in Cina era un principio di inclusione, in Italia era un principio di esclusione. Sto raccontandovi queste cose soltanto per dirvi lo straordinario onore che mi è stato concesso. Ad un certo punto l'avvocato ha ricordato una frase di un capitolo che viene raccontato nel libro, si chiama I risolutori di guai. La cosa avviene così: a un certo punto io avevo rapporti con il mio omologo indiano
era la fase, se vi ricordate, della vicenda dei Marò, la vicenda che drammaticamente aveva contrapposto l'Italia all'India. Benissimo, la cosa serve soltanto per raccontarvi un fatto, che anche quando sembra che due paesi sono messi su una posizione drammaticamente di separazione l'uno dall'altro, i rapporti non finiscono mai, non cessano mai. Io ero incaricato di tenere il filo con il governo indiano sulla vicenda dei Marò. E a un certo punto, siccome la questione non era semplice da risolvere, a un certo punto ci scambiavamo SMS con il mio collega. A un certo punto lui mi manda un SMS e mi dice: guarda, noi siamo in inglese i troubleshooters, i risolutori di guai. In qualche modo era un principio che voleva essere ancora più spiegato. Gli altri fanno i guai e a noi tocca risolverli. E tuttavia racconto tutto ciò per farvi capire come spesso nel mondo ci sono reti di rapporti che non vengono mai alla luce e che tuttavia sono altrettanto fondamentali per la soluzione di quello che è avvenuto. Vedete, i due Marò, tra virgolette, sono pugliesi. A me la cosa che ha fatto più straordinariamente piacere è stato che uno dei due, Salvatore, quello che è tornato per ultimo dall'India, quando è tornato ha voluto incontrarmi, perché lui sapeva che c'era stato qualcuno che mentre lui era in India gli stava sistematicamente vicino, gli stava fisicamente vicino, e tuttavia di quello che si faceva nessuno sapeva nulla. Serve soltanto per farvi capire una cosa, che nelle relazioni internazionali la riservatezza delle relazioni internazionali è un elemento altrettanto importante e pari all'efficacia. Se uno ha l'ansia di dover rendere tutto quanto pubblico dopo un minuto, uno, se uno ha l'ansia che deve immediatamente trasmettere quello che fa, il rischio è che comprometta quello che sta facendo. Bisogna sapere che a volte il successo è lontano dalla luce dei riflettori e che per accendere le luci dei riflettori bisogna arrivare al successo, e poi può capitare che il successo e le luci dei riflettori si accendano quando c'è un altro, perché succede così in una democrazia. Ma questo non è uno sconvolgimento, questo è il normale evolversi dei poteri dentro una democrazia, perché la forza della democrazia è potere cambiare la qualità e il colore politico dei poteri che la stanno amministrando. Quando non c'è questa possibilità, quando qualcuno la mette in discussione, incomincia a manifestarsi qualcosa che non funziona. Vedete, il libro ha soltanto due citazioni. Una citazione è all'inizio ed è di un storico olandese il cui nome era Johan Huizinga. Huizinga scrisse delle parole strepitose, straordinarie, sull'Europa tra la prima e la seconda guerra mondiale. E negli anni 30 scrisse un libro che passò alla storia e in Italia fu tradotto con il titolo La crisi delle civiltà. Ora, già il termine crisi delle civiltà è una cosa molto impegnativa. E tuttavia il vero titolo di questo storico olandese era In the Shadows of Tomorrow, nelle ombre del domani. E cioè l'idea che lui aveva nel momento in cui in Italia si era affermato il fascismo, in Germania si stava affermando il nazismo, che l'Europa stesse andando incontro ad una fase drammatica. Purtroppo aveva ragione. Di lì a qualche anno l'Europa precipita in una guerra mondiale e l'incipit di questo libro è folgorante. Viviamo in un mondo ossessionato e lo sappiamo. È stato scritto all'inizio degli anni 30. Se qualcuno oggi dovesse descrivere il mondo attuale, non troverebbe forse termine migliore che dire che il nostro è un mondo ossessionato. È ossessionato. E quando il presidente Violante faceva riferimento all'idea di come, tra virgolette, non utilizzare la paura, è come un elemento di mero consenso, e comporta una cosa molto importante, perché il dato fondamentale è che se uno utilizza permanentemente la paura, tiene un paese permanentemente in una condizione di disagio e di tensione psicologica,
alla fine il rischio è che si rompa profondamente qualcosa. Una democrazia non può reggere a lungo sull'orlo di una crisi di nervi. Questo era il significato delle parole di Huizinga. Viviamo in un mondo ossessionato. Poi qui c'è una riflessione che io faccio alla mia parte politica. E cioè la mia parte politica deve comprendere tuttavia che insieme a coloro che hanno costruito la fabbrica della paura c'è bisogno di un altro approccio, perché se c'è un cittadino impaurito io non devo farlo sentire in colpa perché è impaurito. Non devo biasimarlo perché è impaurito. La paura è uno dei sentimenti più profondi che vive un individuo. A volte quando una persona è impaurita ha difficoltà a confessarlo anche a se stesso. È compito della sinistra, che ho sempre pensato come una grande forza di liberazione, è stare accanto alle persone che hanno paura, ascoltarle, sentire le tensioni che ci sono, con l'obiettivo di liberarli dalle loro paure. Se non si fa questo, si viene meno a un proprio ruolo e a una propria funzione storica. Ed è questo che è quello che abbiamo fatto nel momento in cui siamo stati governati, chiamati a governare il nostro paese. E qui mi si consenta di fare due brevissime riflessioni e poi mi taccio. La prima questione è questa. Nel libro viene raccontato dettagliatamente e qual è stato l'approccio che noi abbiamo messo sui temi dell'immigrazione. Innanzitutto c'è uno sforzo per definire quello che sono le migrazioni. E partiamo da quello che non sono e poi arriviamo a quello che sono. Le migrazioni non sono una emergenza. E se c'è un errore che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di considerarla una emergenza. Perché se è un'emergenza, la parola stessa evoca due grandi questioni. La prima è questa: l'emergenza produce in sé ansia, preoccupazione, paura. Noi abbiamo i numeri per le emergenze. Quando una persona è in emergenza sa che deve chiamare il 112, il 113, il 117, che non a caso sono i numeri delle forze di polizia, punto, è un'emergenza. Poi se qualcuno sta dando i numeri, per esempio questo qualcuno sta dando i numeri e minniti e parla troppo, può chiamare il 118, ma anche quella è un'emergenza, è un trattamento sanitario obbligatorio. Se l'immigrazione è un'emergenza, trasmette l'idea che tu debba affrontarla con metodi assolutamente straordinari. Ma soprattutto ci si aspetta che, appunto perché è un'emergenza, a un certo punto finisca. Perché l'unica cosa che non può esistere sono le emergenze permanenti, per ovvie ragioni. Faccio un esempio: al sindaco può capitare che gli venga mandato un warning, un avviso di emergenza, gli si dice emergenza meteo. Il sindaco può trasmettere l'emergenza meteo per 48, 72 ore, una settimana, in epoca di cambiamenti climatici, una settimana. Ma se il sindaco dirama un ordine di emergenza climatica per un anno, nessuno ci crede. A quel punto chiamano veramente il 118. Punto. L'immigrazione non è un'emergenza, non può essere affrontata con politiche di carattere emergenziale, cioè con l'idea di rincorrere il fenomeno. Noi per troppo tempo l'abbiamo rincorso. L'immigrazione è una grande questione strutturale del pianeta, non è una questione che riguarda soltanto l'Italia, è una questione strutturale che riguarda il pianeta. Se guardate al continente americano, guardate al continente asiatico, vedete che lì c'è lo stesso problema. Hanno altre caratteristiche, parlano di altri paesi, parlano di altri popoli, ma il problema è lo stesso. Se un problema che ha a che fare con la struttura del pianeta, è evidente che una democrazia può pensare, ed è l'unica cosa che può fare, non di cancellare l'immigrazione, ma di governarla. Non di subirla, ma di essere capace di gestire il fenomeno. Ed è quello che abbiamo cercato di fare. Poi c'è un'altra questione che l'immigrazione non è. L'immigrazione non è un business. Non è un business perché ha a che fare con, tra virgolette, la tragicità delle vite delle persone. E vedete, noi con un termine tecnico li chiamiamo minori non accompagnati. E tuttavia, i minori non accompagnati non rende l'idea di quello che stiamo parlando. E cioè, sono dei bambini, perché bambini sono, e a un certo punto le famiglie decidono di separarsi. Siccome i genitori non ce la fanno o non hanno i soldi per, diciamo, tra virgolette, intraprendere il percorso, che è un percorso particolarmente costoso perché i trafficanti di esseri umani sono particolarmente esigenti, decide di mandare avanti soltanto i ragazzi.
Se a un bambino che appena è arrivato, diciamo, in Italia, tu gli dici la pacchia è finita, e quello rischia di non capirti. E speriamo che non ti capisca con le parole. Perché se tu gli spieghi ad un bambino che si è separato dai genitori, che è arrivato in un momento in cui c'è la pacchia, quello rischia di ricordarselo per tutta la vita. E se se lo ricorda per tutta la vita, si chiamano tecnicamente giacimenti di odio. E avendo avuto a che fare con il terrorismo, l'unica cosa che noi non possiamo fare è quella di, tra virgolette, fomentare giacimenti di odio. L'immigrazione non è un business, ma appunto perché non è un business, quando c'è qualcuno che fa business sull'immigrazione va raccontato, non va nascosto. E vedete, proprio nei giorni scorsi, ad un certo punto, a Roma, non in una realtà periferica, a Roma, hanno arrestato 16 operatori di una onlus che doveva, tra l'altro, accogliere minori non accompagnati. Poi naturalmente io sono un garantista, fino al processo passato in giudicato, come Luciano sa, io non faccio nessuna allusione nemmeno di colpevolezza, e tuttavia se i fatti come vengono raccontati sono quelli che emergono, il quadro è agghiacciante. E cioè ci sono delle persone che per lucrare sugli affari mettono fuori dal proprio centro d'accoglienza bambini di 10 anni e li fanno uscire abbandonandoli di notte. Io, che sono convintissimo che l'immigrazione non sia un business, penso tuttavia che nascondere questa realtà quando avvengono non sia un buon servizio alla buona causa dell'accoglienza. Perché la buona causa dell'accoglienza deve essere capace di accogliere e di contrastare le distorsioni. Vedete, e ci sono, in quella vicenda c'è una intercettazione, che se è vera, poi qui ci sono, se io leggo sempre quello che leggo, poi se è vera è agghiacciante. A un certo punto, all'una di notte, aprono le porte per far uscire una bambina di 10 anni, non di 15 anni, di 10 anni. Questa bambina non vuole uscire, spaventata. Ci sono dei ragazzi fuori dalla porta del centro d'accoglienza e dice non voglio andare, ci sono quei ragazzi, sono spaventati. E gli dicono esci, tanto tu non sei bella, chi vuoi che ti vuole? Chi vuoi che ti voglia? Cosa c'entra tutto questo con il principio di umanità e il principio di accoglienza? Nessuno può avere la patente sotto le mentite spoglie dell'accoglienza per fare queste cose. La vera accoglienza non si incontra mai con queste parole. Terza e ultima questione. Per affrontare il tema delle migrazioni, se lo si vuole governare, e c'è bisogno di fare contemporaneamente 3 cose. La prima è capire cosa sta avvenendo. E cioè comprendere che la partita fondamentale del governo dei flussi migratori non si gioca in Italia, non si gioca nemmeno in Europa. Guardate, noi adesso sono 10 mesi che stiamo facendo una lotta a coltello dentro l'Europa, contro gli altri paesi europei. Ora naturalmente se qualcuno mi dicesse, ma Minniti, secondo te l'Europa deve fare di più? La mia risposta sarebbe sicuramente deve fare di più, può fare di più. E tuttavia discutere soltanto dentro l'Europa significa non comprendere qual è il problema cruciale. Il problema cruciale nei prossimi 20 anni sarà l'Africa. Per l'Europa sarà l'Africa. Il destino dell'Europa è strettamente connesso al destino dell'Africa. Per una ragione semplicissima, perché in Africa si giocano 3 partite cruciali per l'intera Europa. Flussi demografici. L'Africa cresce impetuosamente dal punto di vista demografico. Impetuosamente. L'Europa cresce poco o addirittura ha una crescita negativa. Nei prossimi 30 anni noi avremo decine di milioni di persone che potrebbero spostarsi. Decine di milioni di persone. Di fronte a decine di milioni di persone che si spostano non ci sono muri che tengono. Se uno vuole affrontare il tema deve affrontarlo in Africa. L'Africa è cruciale per quanto riguarda il tema delle questioni di sicurezza del nostro paese.
noi abbiamo avuto Islamic State, una minaccia mortale. Islamic State è stato nei giorni scorsi sconfitto nella sua ultima roccaforte del cosiddetto Stato Islamico a Baghuz, e tuttavia non è finito il terrorismo. Islamic State ha avuto 30.000, sottolineo, 30.000 combattenti stranieri, e cioè persone che da 100 paesi del mondo sono andati a combattere per l'Islamic State. Una volta che raccontavo questa cosa, uno mi ha interrotto e mi ha detto: erano mercenari? No, la tragedia è che non erano mercenari. Fossero stati mercenari sarebbe stato più semplice da comprendere, venivano pagati. No, sono andati perché erano convinti di quel modello. E in quei 30.000 ci sono migliaia che sono partiti dall'Europa con il passaporto con scritto Unione Europea. Ora, una parte di questi sono morti in Siria e in Iraq, sì, sono morti in Siria. Un'altra parte sono nelle prigioni, sì, sono nelle prigioni. Un'altra parte sta tornando indietro. L'Africa può diventare una piattaforma di attacco verso l'Europa, ed è per questo che dobbiamo garantire la sicurezza dell'Africa, perché nel garantire la sicurezza dell'Africa garantiamo la sicurezza di noi stessi. Terzo, c'è il tema della ricchezza dell'Africa. L'Africa non è un continente povero. L'Africa è un continente potenzialmente ricco, nelle mani di classi dirigenti non degne di questo nome. Vedete, nei giorni scorsi c'è stata una notizia scioccante, e cioè che i ricchi della Nigeria ordinano la pizza a Londra e gliela portano con l'aereo. Arriva fredda però. Cioè, pensateci un attimo. Ma questa cosa non è che l'ha raccontata uno che è contro, no, l'ha raccontata un esponente di primissimo piano della Nigeria. E allora voi comprendete che un paese è un continente potenzialmente ricchissimo, in cui le classi dirigenti tuttavia pensano soltanto a loro stessi. Se qualcuno di voi ha in tasca uno smartphone, sa perfettamente che questo smartphone costruito a Cupertino, senza le materie prime dell'Africa, senza le materie prime delle miniere africane, non potrebbe essere realizzato. E cioè il punto più alto della tecnologia del mondo si realizza soltanto con le materie prime dell'Africa. Queste sono le ragioni per cui l'Africa è cruciale. Per questo investire in Africa, cosa che l'Europa deve fare necessariamente, non è una operazione caritatevole. Non aiutiamo nessuno. Investire in Africa aiutiamo noi stessi. È chiaro qual è il tema? Seconda questione. Se questo è il tema, dobbiamo comprendere che per affrontare il tema e governare il tema dei flussi migratori significa: uno, sconfiggere i trafficanti di esseri umani. Non c'è cosa peggiore del traffico di esseri umani. Non c'è cosa più inaccettabile del traffico di esseri umani. Cioè, considerare una persona come una merce è la cosa più inaccettabile che possa esistere. Ed è quello che abbiamo fatto. Diminuire gli arrivi, perché questo era già successo il 31 maggio dello scorso anno, dell'80% al Mediterraneo centrale, significa dare un colpo agli affari dei trafficanti di esseri umani senza precedenti. Stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro. Secondo, se bisogna fare il contrasto ai trafficanti di esseri umani, bisogna aprire vie legali per l'arrivo. Se c'è una persona che scappa da una guerra, arriva in Italia non con i trafficanti di esseri umani, ma arriva con gli strumenti della democrazia. Il Presidente ha raccontato la vicenda del primo corridoio umanitario aperto con la Libia. Ha raccontato quello che è avvenuto, ha raccontato l'orgoglio dell'Italia per il fatto che l'Italia, per la prima volta nella storia della Libia, perché la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui diritti umani, sono arrivati in Italia 130 mamme con i loro bambini. E tutto questo non sono arrivati con i barconi, sono arrivati, qui c'è il colonnello, con gli aerei dell'aeronautica militare. Li abbiamo portati con i C-130 degli aerei dell'aeronautica militare. Ricordo ancora, comandante, l'emozione di quei piloti. Ricordo ancora l'emozione per essere stati, tra l'altro, per lungo tempo a Tripoli, perché guardate poi la situazione, è che è facile dirsi, molto complicato a farsi. Non si riusciva a farli partire in nessun modo. Tra l'altro era imminente una tempesta di sabbia su Tripoli, per cui i nostri piloti erano preoccupatissimi, perché sapevano che da un momento all'altro non c'erano più le condizioni meteo, dovevano rientrare. Il Presidente ha ricordato del fatto che a un certo punto i libici hanno mandato una funzionaria del Ministero dell'Interno che si è presentata in burca integrale. Io ho la fotografia sul cellulare.
la porterò sempre con me. E perché è inutile dirvi che nei momenti in cui mancava il funzionario del Ministero dell'Interno, io ho fatto numerose telefonate in Libia. A un certo punto mi hanno detto: risolto, viene una funzionaria del Ministero dell'Interno libico. A un certo punto mi mandano la foto e si vede una signora con un burka integrale, cioè quindi con il volto totalmente coperto e con i guanti. Esaminare 150 documenti di identità senza riuscire a vedere davanti e scrivere sui documenti con i guanti, vi prego di credermi, è stata un'operazione faticosissima. Per cui io ero ogni giorno, ogni minuto, là al telefono a dirgli: ma fatela sbrigare. E questi mi dicevano: sì, ma c'è il burka, come facciamo? E c'era l'aeronautica che diceva che giustamente dovevano ripartire. È stata un'operazione complicatissima. E tuttavia quello è un successo dell'Italia, non è un successo di questo o di quell'altro. Togliamoci dalla testa queste cose. Ecco, nel libro vengono raccontate tutte queste cose e finisco raccontandovi la seconda e ultima citazione. La seconda e ultima citazione del libro è nell'ultima pagina del libro. La citazione in questo caso è di Lawrence. Lawrence è più noto ai più come Lawrence d'Arabia. Lawrence d'Arabia era un ufficiale dei servizi segreti di Sua Maestà Britannica. E durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1915-16, lo mandano in Medio Oriente. Il suo compito è quello di unire le tribù arabe contro l'Impero Ottomano. All'epoca le tribù arabe dipendevano dall'Impero Ottomano, erano vassalli dell'Impero Ottomano. E le potenze che combattevano in Europa, la Germania, che era alleata dell'Impero Ottomano, avevano bisogno che si aprisse, tecnicamente si chiama, un altro fronte, e cioè che i turchi avessero un fronte interno in maniera tale da poter distogliere la pressione verso i grandi paesi europei. Mandano Lawrence d'Arabia. È una missione al limite dell'impossibile. Nessuno aveva mai messo d'accordo gli arabi. Gli arabi avevano una cosa complicatissima da maneggiare. Tra l'altro, Lawrence era ufficiale dei servizi segreti britannici, di carnagione chiarissima. Tutto poteva essere tranne che neanche per un attimo immaginato come un arabo. E Lawrence si impegna, si veste da arabo, impara l'arabo e riesce a raggiungere la missione del secolo, e cioè mette d'accordo le tribù arabe, al punto tale che le tribù si rivoltano contro l'Impero Ottomano e conquistano una città strategica che è la città di Aqaba, che era il punto di approdo nel Mediterraneo, una cosa fondamentale ed importantissima. Perfetto, succede tutto questo, ma mentre succede tutto questo, per dirvi come il mondo è un pochino più complesso di quello che viene raccontato, lui aveva messo d'accordo le tribù arabe, ma mentre lui li metteva d'accordo, promettendo alle tribù arabe, tra virgolette, di poter pensare a nazioni arabe, il paese che l'aveva mandato, e cioè il Regno Unito, aveva fatto un trattato con un altro paese protagonista della guerra, la Francia, per dividersi il Medio Oriente, per dividerselo in zone di influenza. Quell'accordo passò alla storia come l'accordo Sykes-Picot. Sykes era l'inglese e Picot era il francese. Mentre quel poveretto convinceva gli arabi che la comunità internazionale guardava loro come punto di riferimento, gli altri si stavano impossessando di quei territori che lui aveva garantito sarebbero stati liberati. A un certo punto andavano talmente di fretta ed erano talmente anche poco a conoscenza della situazione che a un certo punto, non sapendo più come fare i confini, prendono un righello e incominciano a tracciare i confini con il righello. Se voi, qualcuno di voi, tornando a casa, vuole guardare una cartina geografica del Medio Oriente, guarda che tutti i confini sono dritti, non sono come i nostri che sono travagliati, frutto di guerre, di morti, di conflitti, sono tutti dritti perché due nel chiuso di una stanza hanno diviso i paesi. Per cui poteva succedere che un quartiere di Martina Franca era separato da un confine rispetto ad un altro quartiere di Martina Franca, perché chi aveva tracciato i confini non sapeva di cosa stesse parlando. Bene, Lawrence torna a casa. E torna a casa ed è talmente colpito da tutto ciò che lascia i servizi segreti e addirittura chiede di cambiare cognome. E quando dopo qualche anno Lawrence muore nel Regno Unito, non muore Lawrence, muore un tale Ross, perché lui aveva chiesto di cambiare totalmente. Tra l'altro, nella sua dimensione, diciamo, e dopo essere stato nei servizi segreti, chiede di entrare nella Royal Air Force e diventa un aviere della Royal Air Force.
ed è assolutamente sconosciuto. Quando lui muore in un incidente motociclistico si chiama Ross, non è più Lorenz. A un certo punto però lui lascia ai posteri il racconto della sua vita. Il titolo del libro è un titolo epocale, il titolo è I sette pilastri della saggezza. Non c'è titolo più epocale, diciamo, dei sette pilastri della saggezza. Nel libro c'è citata questa frase che io vorrei soltanto qui ricordarvi per dirvi quanto questo sia per me molto importante nell'approccio con la vita. Lorenz scrive: tutti gli uomini sognano, poi ci sono coloro che sognano ad occhi chiusi e i loro sogni si perdono nei meandri della notte, si svegliano la mattina e non ricordano più nulla. Ci sono invece coloro che sognano ad occhi aperti. Lorenz aggiunge: quelli sono uomini pericolosi, perché si battono ogni giorno per realizzare i propri sogni. Io penso che un grande paese abbia sempre bisogno di donne e uomini così pericolosi come le intendeva Lorenz, cioè di persone che credono agli ideali, che credono ai valori, che credono ai sogni. Pensateci un attimo, cos'è la politica senza un sogno? Cos'è la politica se non prende un sogno e costruisce le ragioni perché quel sogno possa realizzarsi? E se forse noi abbiamo avuto un pericolo, se forse abbiamo un pericolo davanti a noi, è che appunto la politica non abbia nulla a che fare con i sogni, ma contribuisca ad uccidere i sogni. Uccidere i sogni significa, tra virgolette, perdere un popolo. Se mi è consentito dire qual è il messaggio definitivo del mio libro, è: non perdiamo un popolo, non perdiamo l'Italia. Nel mio piccolo ho cercato di trasmettere un messaggio che vorrebbe essere questo: un atto d'amore verso il mio paese. Non spetta a me giudicare quello che ho fatto, spetta agli altri. L'unica cosa che io posso dirvi, che per me sarebbe un immenso orgoglio se qualcuno potesse dire un giorno: Minniti ha svolto i suoi compiti con dignità ed onore, come recita la nostra Costituzione. Se uno soltanto dirà: Minniti l'ha fatto con dignità ed onore, io sarò particolarmente contento e particolarmente soddisfatto. Grazie. Non soltanto con dignità e onore, ma anche con competenza. L'onorevole Minniti è una risorsa per l'Italia. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, se c'è qualcuno che è interessato al libro, anche perché io ho dato disposizioni, la società operaia è munita di una commissione di vigilanza e i componenti stanno vicino al portone, ho dato disposizioni che non si esce dalla società senza un libro in mano, a costo di essere denunciato per sequestro di persone. Quindi i libri, c'è la libraia che, se qualcuno vuole anche che li firmi l'onorevole, il primo è il mio, per piacere. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti porterò l'onorevole Minniti e il presidente Violante nel caffè più antico di Martina, che è il caffè Tripoli, insieme ovviamente al sindaco e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'aeronautica militare. Francesco. Ringrazio allora tutti i presenti, se qualcuno vuol fare anche la foto, possiamo fare qualche foto? Grazie. Thank you.